Nella giornata in cui Lanciano crea di più, arriva un'altra sconfitta amara contro il Perugia di Bisoli. I rossoneri di Roberto D'Aversa creano alcune palle gol tanto nitide quanto impossibili da sbagliare. Eppure al 90esimo si realizzerà la seconda condizione. Si aggiunga anche un gol regolare annullato a Gaetano Vastola nei minuti finali e il dado è tratto per la Virtus. È la prima da titolare di Guido Marilungo, che andrà a comporre il tridente con Ferrari e Piccolo. In porta c'è Casadei, a metà campo Zedoardo e Di Cecco, con Paghera nel 4-2-3-1 di Bisoli. La novità sostanziale è Taddei. Fischia Rapuano di Rimini. Al 90esimo il portiere Rosati del Perugia sarà però il migliore in campo. Avanti via, e l'approccio rossonero non è niente male. Al 5° è clamorosa l'occasione di Di Cecco e Marilungo per sbloccare la contesa. Si vede il Perugia, ma senza impensierire più di tanto. Casadei al 32esimo, il vantaggio umbro. A Taddei gli riesce tutto, soprattutto il suggerimento per l'ex del Prete, che riceve palla, si accentra e lascia partire un sinistro deviato da Aquilanti nella sua porta. Errore di posizionamento in questa circostanza della retroguardia frentana ed 1-0 per i padroni di casa. Ancora Perugia, prima con un'incursione di Fabinho, poi con Ardemagni, senza sortire effetti. Ripresa il Lanciano, subito si divora il pari. Bello scambio Paghera Piccolo con l'attaccante napoletano, che riceve in area di rigore il pallone ma lo incrocia un po' troppo e la palla lambisce la linea di porta, con Ferrari in leggero ritardo per una eventuale correzione in rete. Altra occasionissima dunque per i frentani, e si sa, quando si sbagliano occasioni del genere c'è da fare molta ma molta attenzione alle sorprese. Sorpresa che confeziona sempre del Prete dalla destra, con un suggerimento al centro dell'area per Fabinho, che di sinistro deposita in rete e raddoppia. Dunque 2-0 del Perugia, ma la Virtus non ci sta e non sbanda. Ci prova al 18esimo e al 23esimo riesce a divorarsi l'indivorabile con Marilungo. Minuto 36, Di Cecco potrebbe riaprire la contesa, ma Rosati chiude bene. Al 39esimo i padroni di casa hanno una buona occasione, come del resto ce l'ha Vastola, che va addirittura in rete, ma Rapuano annulla tra lo stupore e le proteste per un fallo visto solo dalla terna arbitrale e sinceramente difficile da decodificare. Ancora Lanciano con Aquilanti e Damenta, ma l'ultimo atto del Renato Curi è di Lanzafame, che c'entra in pieno la traversa. Prestazione dei frentani ok, ma mancano i punti. Squadra ok, gioca, ma mancano i gol. Ergo, urgono correttivi immediati, a partire dalla sfida col Crotone di domenica prossima.